Ben ritrovati gentili telespettatori a una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura torniamo sulla indagine che la Procura di Pordenone ha avviato ormai da tempo nei casi di quell'associazione che raccoglieva fondi tra, soprattutto nel nord-est, con migliaia di persone che sarebbero poi rimaste truffate. Ebbene, il GIP della Procura di Pordenone ha interrogato diversi esponenti, appunto indagati, ha concesso per due di loro più libertà, ma sentiamo quali sono le novità nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Hanno spiegato, risposto alle domande del GIP e depositato documentazioni due degli 11 indagati sospettati di aver fatto i promotori finanziari per la Venice Investment Group di Fabio Gagliatto. Hanno ottenuto più libertà di movimento. In seguito agli interrogatori di garanzie, nonostante il parere contrario della Procura, il GIP Rodolfo Piccin ha modificato la misura cautelare a Massimiliano Franzine, 45 anni di Oderzo, che era stato sottoposto all'obbligo di dimora, e a Giulio Benvenuti, il 32 Vicentino, che era finito agli arresti domiciliari. Per Franzini è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del suo paese di residenza tre volte alla settimana e una sola volta al giorno. Per Benvenuti l'obbligo di firma è previsto ogni giorno per due volte al giorno. Prima di loro, a ottenere l'obbligo di firma a poche ore dall'interrogatorio di garanzia e nonostante si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, era stato Marco Zussino, 51enne di Basigliano. Il GIP, dopo gli interrogatori, ha lasciato inalterate le misure degli arresti domiciliari per Nagina Romani, compagna di Gagliatto, Claudia Trevisan di Fossalta, promotore impiegata alla Venice, e di Massimiliano Vignaduzzo di San Michele al Tagliamento, promotore. Obbligo di dimora confermato anche per Luca Gasparotto di Cordovado, però a Portogruaro, e il mugesano Ubaldo Slinkovic. Sono invece in attesa che il GIP sciolga la riserva Daniele Saccondi, marino di Piave, che ha reso interrogatorio depositato nella memoria di 90 giorni, 90 pagine, Massimo Osso di Palmanova, che si è riservato di rendere interrogatorio appena potrà confrontarsi con il suo legale di fiducia, Flavio Nicodemo, che ha reso interrogatorio e depositato documentazione che esclude l'attività di raccolta di risparmi per conto della Venice, e Moreno Vallerin di Due Carrare, anche lui ha depositato bonifici per chiarire la natura dei rapporti con Gagliatto. E ora andiamo a Trieste per parlare degli uffici della Polizia Ferroviaria che sono stati inaugurati. Sentiamo allora che cosa è emerso. Direttore, oggi nel suo intervento un passaggio importante quando ha detto la sicurezza va concordata, va seguita anche con gli enti locali. Sì, certo, io credo che oggi il tema della sicurezza partecipata sia un tema fondamentale. E quindi come fa la ferroviaria del partenariato col mondo delle ferrovie, uno dei pilastri della propria attività, perché insieme si costruiscono strategie, si definiscono priorità, si individuano situazioni di criticità, questa a maggior ragione con gli enti locali. Gli enti locali sono i legittimi rappresentanti del territorio, sono portatori di desiderate della città. Siccome sappiamo che la sicurezza è uno dei problemi più importanti, uno degli aspetti della vita del cittadino, sicurezza non solo sul piano oggettivo, che è quello del dato, che è quello dei numeri, ma anche la sicurezza sul lato della percezione, del vivere la realtà, e quindi credo che poter insieme scambiarsi informazioni, usare quei tavoli, quei comitati che sono le sedi appunto per definire strategie, interventi, modalità operative, priorità, bisogni, credo che sia un modo intelligente di fare un'opera di sicurezza. Quindi enti locali e non solo, penso anche all'associazionismo privato e pubblico, penso al mondo dell'imprenditoria. Ecco, noi abbiamo coniato tempo fa alcuni slogan. Uno era appunto la polizia vicina alla gente, la polizia di prossimità, l'esserci in ogni occasione, e l'altra appunto quella di una sicurezza in cui molti soggetti possono partecipare, ognuno con le proprie responsabilità, i propri compiti, le proprie funzioni, senza sovrapposizioni, senza confusioni, però possono contribuire a rendere un territorio sicuro e percepito sicuro. Presidente Federica, oggi importante apertura di questo presidio della Polizia Ferroviaria in stazione centrale Trieste, un passo in più verso una sicurezza migliore. Io devo ringraziare per l'attenzione che c'è verso il nostro territorio.
I presidi di sicurezza e l'operatività di questi presidi sono fatti ovviamente anche da strutture efficienti che possono utilizzare l'ultima tecnologia per poter svolgere il loro ruolo. Questo vuol dire un arricchimento della sicurezza per i cittadini, per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché come abbiamo visto in un unico spazio si può monitorare l'intero territorio regionale e poter mandare degli interventi mirati in caso di necessità. Questo ovviamente sono passi avanti che noi guardiamo con favore e ringrazio le forze dell'ordine che credono negli investimenti nella nostra regione, oltretutto una regione che deve avere un occhio di riguardo considerando anche la zona geografica nella quale insiste. In questo senso proprio l'aiuto e il sostegno da parte del governo centrale sui controlli del confine, abbiamo questo dato dell'80% in meno di ingressi illegali sul confine della zona di San Dorlio della Valle Dolina. Sì, i primi dati sono molto positivi, dovuti principalmente al fatto che le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare i passer, ovvero quelli che commerciano con carne umana. Una vergogna assoluta che grazie all'operatività delle forze dell'ordine e ai rinforzi giunti e voluti dal Ministero degli Interni sono riusciti appunto in queste operazioni. Ovviamente sono soluzioni d'emergenza, noi ci auguriamo che l'Europa possa prendere decisioni chiare per controllare gli stessi confini europei. Il Friuli Venezia Giulia non è confine europeo. Purtroppo oggi dobbiamo invece affrontare una situazione emergenziale perché l'Europa ha deciso di abdicare al trattato di Schengen, che è quello che prevede che i paesi di confine controllino quegli stessi confini che dovrebbero presidiare e garantire. Signor Questore, il direttore Sgalla ha fatto un importante riferimento nel suo intervento parlando di una collaborazione che si sta instaurando fra le forze dell'ordine e gli enti locali. Sì, è importante la collaborazione degli enti locali, della regione, del comune, anche con la polizia locale, anche perché siamo tutti a servizio dei cittadini, quindi come tale ci vuole una unità di intento che è quello proprio di assicurare il miglior servizio al cittadino. In questo senso questo nuovo presidio della polizia ferroviaria è in un punto nevralgico della città, Trieste e la sicurezza, com'è la situazione? Io penso che la situazione sicurezza è soddisfacente, non ci sono luoghi dove non è possibile entrarci. Noi, a seconda delle segnalazioni dei cittadini che ci fanno, soprattutto in periferia, ci siamo. Quindi ci vuole comunque un aiuto da parte dei cittadini affinché ci indirizzino anche nel nostro lavoro, la cosiddetta polizia partecipata o sicurezza partecipata, dove tutti devono fornire un contributo affinché tutte le zone della città non siano oggetto di occupazione da parte di soggetti che vivono nella illegalità. Polizia ferroviaria che è un figura importante per la sicurezza nel territorio come quello di Trieste, una città di porto, ma una città ovviamente anche capolinea per quanto riguarda le ferrovie. Il sindaco di Piazza punta molto sulla Polfer. Sindaco, polizia ferroviaria ancora più presente alla stazione centrale di Trieste a livello regionale con i nuovi uffici, importante la percezione della sicurezza. Beh, molto importante perché adesso sono partiti i lavori di Piazza Libertà, abbiamo la polizia ferroviaria all'interno della stazione, vi ricordo che le stazioni sono sempre un luogo con dei problemi. Qui vicino a qualche centinaio di metri nascerà anche la nuova stazione dei carabinieri all'interno del Porto Vecchio, per cui sicuramente la zona sarà molto molto controllata e questo dà sicurezza ai cittadini. E ora parliamo di leva militare, perché in regione il presidente Fedriga è molto favorevole alla leva militare, si dice addirittura ottimista. Sentiamo le sue stesse parole. La direzione che abbiamo auspicato anche a livello nazionale, ovvero ripristinare quel senso di appartenenza, quel senso civico che può aiutare i giovani non soltanto in quei 6 mesi di formazione, ma anche a prepararsi alla futura attività lavorativa. Penso che mettersi a disposizione degli altri, perché di questo comporta il servizio obbligatorio, mettersi a disposizione della propria comunità non può che rappresentare un motivo di crescita e di sviluppo per formare i cittadini. I tempi tra l'altro sono cambiati rispetto a quando era stato abolito, bisogna correre più in fretta anche verso il mondo del lavoro, tanta gente magari dice
preferisco andare a lavorare piuttosto che fare 6 mesi di servizio militare. Beh, nell'ipotesi ci sono anche il calcolo dei 6 mesi ai fini previdenziali, quindi già uno inizia, e visto che mi sembra che il lavoro e magari con i contributi pagati non si ottiene lo stato attuale immediatamente finito il ciclo di studi, anzi può essere un'agevolazione invece che un impedimento, comunque si possono trovare i dovuti correttivi anche per quanto riguarda magari i neolaureati che immediatamente riescono a trovare lavoro, e quindi fare una norma che possa avere anche quella necessaria flessibilità per i singoli casi, che ovviamente non sono tutti identici, e quindi noi dobbiamo dare delle risposte mirate. Il servizio civile, così come concepito adesso, come sarebbe strutturato quindi? No, questa è una proposta di legge, poi come sapete la competenza è nazionale. Io posso esprimere un auspicio, e l'auspicio è quello che possa servire appunto per far conoscere ai singoli soggetti della comunità la stessa comunità. Ci sono delle situazioni, dei casi, delle difficoltà che il singolo cittadino non conosce e non è in grado di affrontare. Noi vorremmo che questo fosse un'esperienza di vita che possa aiutare a formare il cittadino. È un investimento sul singolo cittadino che può crescere, quindi ci auguriamo che ovviamente anche le offerte della parte del servizio civile possono andare in questa direzione. Intanto il Veneto ad esempio già ha fatto un passo in avanti, perché in consiglio è stato approvato. Pensate di fare una sinergia in questo senso anche con la regione, così come è stato fatto o si sta pensando di fare per altri campi? Beh, sono contento ovviamente che con il Veneto troviamo motivi di incontro molto spesso. Penso che non soltanto ovviamente su questo tema, che ribadisco è di competenza nazionale, ma penso sul turismo, sul trasporto, penso alla questione appunto autovie venete, siamo riusciti a trovare delle sinergie che rendono più forte ovviamente le battaglie che portiamo avanti, perché sono due regioni importanti che si muovono insieme. Magari prendere spunto da quello che hanno ideato loro, progettato loro? Beh, hanno preso spunto tante cose da noi e adesso possiamo anche confrontarci con loro. Torniamo a Trieste, 7 arresti per spaccio di droga, e questo è l'esito dell'operazione condotta dalla procura diretta dal capo Carlo Mastelloni. Si tratta di 6 pakistani e di un afghano, parte di quali già gravati da precedenti specifici, tutti titolari di permesso di soggiorno, poiché richiedenti asilo, ad eccezione di uno già destinatario del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Avevano trasformato l'area adiacente alla via Udine in una zona di spaccio di hashish ed eroina, un market all'aperto dove l'acquisto di droga era alla portata di tutti, soprattutto giovanissimi in età scolare, una zona ormai nota come il Bronx, dove il pericolo per l'iniziazione alla droga di ragazzini è diventato concreto in ragione delle cessioni proprio delle stupefacenti accertate. A Pordenone prende il via la mostra internazionale di illustrazioni per l'infanzia. Io credo che occorra imparare anche dalle mamme, che tante volte parlano ai piccoli dicendo che è bella la pasta, è bello il cagnolino, è bello andare a letto. È una cosa che già San Tommaso d'Aquino, ma Aristotele avevano espresso, dicendo che il bene deve essere attrattivo, cioè si deve vedere il bello per fare il bene. Del resto nella Genesi si scrive che Dio vide e disse che era bello e buono quello che aveva fatto. E non è quindi una forzatura se il nostro centro ha impostato tutto se stesso nel formulare, accanto a un orientamento etico, educativo, formativo, culturale, l'idea della bellezza. Perché è così importante l'illustrazione? Non limita l'interpretazione della parola scritta? No, perché quando noi pensiamo per immagini. Gran parte del nostro pensiero è un pensiero visivo. Allora, se noi abbiamo a disposizione un repertorio di immagini raffinate, complesse, che ci hanno abituato all'interpretazione, il nostro pensiero diventa a sua volta raffinato e complesso. Se non abbiamo questa cultura visuale, le immagini a cui facciamo riferimento sono molto più banali e pescano nell'universo degli stereotipi. Qual è l'illustrazione che non è ridondante e ci porta a ragionare per metafore? L'illustrazione non ridondante è quella che aggiunge parole che noi pensiamo a quelle che troviamo nel testo scritto. Come scardinare la scuola italiana per riappropriarci della funzione prettamente pedagogica dell'insegnamento? Innanzitutto bisogna farlo per gradi, perché è un cambio culturale, come tutti i cambi culturali devono essere fatti non in maniera traumatica, ma sicuramente mettendo al centro i temi e i problemi e non le discipline.
Per la filosofia, per esempio? Smettere di fare storia della filosofia, buttare via i manuali, tornare a leggere insieme i testi e usare i concetti come strumenti per affrontare i problemi. Per la matematica significa smetterla di fare inutili dimostrazioni ed esercizi e comprendere che quelle formule e quei concetti apparentemente astrusi e astratti sono concreti strumenti per rendere il mondo che c'è fuori di noi più intellegibile e anche più bello da vedere. Qual è la sfida estetica che i nuovi media ci pongono? La sfida è clamorosa, i nuovi media ci consentono di interagire tra le persone, per esempio, in maniera impensabile fino a qualche anno fa. Questa possibilità è anche un rischio, la possibilità di gestire questo rischio in termini estetici credo che sia la soluzione più matura per cominciare a ragionare sui nuovi media senza rimanere imprigionati in vecchi e inutili pregiudizi e stereotipi. Allora, ci fermiamo qui adesso con il nostro telegiornale, grazie per aver scelto le notizie del Friuli Venezia Giulia. Ci ritroveremo con le altre news, vi ricordo che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24 o sul nostro canale YouTube. Alla prossima, risentirci!